Eccoci qua, ciao ragazzi, sono Sammy con Dictator e andiamo a esplorare. Si continua l'avventura scimmiesca. Aspetta un secondo. No, ma puoi solo smantellare, però non ti dice niente. E perché non ho niente in mano. Ci speravo troppo. Se lo vogliamo mettere a fuoco dobbiamo usare, dobbiamo crearlo, però per il momento no. Ci siamo più ma tu se usi l'intelligenza, quello ti dice se si può fare qualche cosa. Aspetta. Forse abbiamo... ho trovato una cosa. Proviamolo. Niente, troppo delicato quel coso. Ok. Il nero non, è, non va bene con questo. Ok. Ah, una cosa però non abbiamo fatto, sai? Aspettate. 3, 2, 1, no, non ti dice niente. No, questo l'abbiamo già fatto. Questo me lo porto dietro. Ma mi stai prendendo in giro? Vabbè, ah, ferro, sì, aspetta, l'ho trovato. Dov'è? Non quello. Il mio tronco. Niente, l'ho perso. Vabbè, col cavolo, andiamo ragazzi. Volevo fare una cosa, ma niente. Noi con i tronchi, con i nostri rami, infatti, sembrava. Comunque che figata che abbiamo aperto. Quindi adesso sono aperti così, in automatico adesso. Quindi... sì. Però questo è buono perché vuol dire che noi... noi allora a sto punto, che famo? Apriamo tutto qui, abbiamo. Devo aprire, basta, dicendo. A sto punto... li apriamo tutti e creiamo le cucce anche per fuori. Eh sì, perché ragazzi noi dobbiamo tecnicamente creare più covi per tutti, perché comunque iniziamo a aumentare il numero se lo aumentiamo. Aspettate. Non è facile. 3, 2, 1. Eccoci qua. Sì, perché ne apriamo tutte adesso, anche sotto ne abbiamo già aperte alcune, però se noi le apriamo tutti qua. Dopo avremo cibo di tutti i modi. Aspettate, devo farlo bene. Sì, perché devo No, devo stare attento. 1, 2, 3. No. Allora sono 4 secondi. Ecco qua, funghi. Ok. Ok. Vediamo questo. Altri funghi. Ah, avevo fatto dei sassi qua, ottimo, buona saperlo. Ok, lui è mezzo stanco comunque, si vede da come si comporta. Ok, scendiamo di nuovo. Poi con calma avremo, perché prima dobbiamo esplorare. Sì. Vedi, adesso abbiamo... però... vedi, noi l'abbiamo sbagliato. L'altro, questo, perché non mi mostra? Sì, vedi che cosa ti dice la protezione se non che l'hai usato? Sì. Ma noi dobbiamo arrivare là in fondo, dobbiamo arrivare. Vediamo se ce la facciamo a sbloccarlo. Sì, purtroppo ragazzi questo c'è more, però se riesci a fare più missioni possibili meglio è. Meglio. Almeno per noi è meglio. Tra annebbiato, cioè, e a volte si chiudono gli occhi perché quando diventa vuol dire che... ma vedo che c'è fuori e c'è scritto, vedo che è giallo.
No, io devo mangiare, so che è buono, Ah, no, non sono questi. Ecco perché mi stavo a trovare. Non sono questi, bro. Questi sono quelli là che ti fanno. No, quello su cui fanno i mal di pancia. Sì, no, quello che ti fa un effetto strano. Ah, l'abbiamo finiti questi. Tutti, non sono riusciti. Sono questi qua che può No, essere. eccoli qua, questo. Vedi? Vedi la differenza? No, no. Li ho riconosciuti a. Sai come? Perché ero più tendente, scendenti, e non mi piacevano. Questo mi deve tenerlo un po' di più. Ecco, ora sono qua. Ora possiamo avviare. Hai visto la differenza? Li stavo notando da poco. Ho detto qua c'è un errore. Vedi che stavano anche qua. Il mio errore era andata. Intanto ora che ho il bastone. Ho un bastone, signore, non ho paura di usarlo. Il mio problema è come lo userò. Comunque ogni giorno escono gli stessi animali con le stesse posizioni e pose. Questo è interessante, vuol dire che tu poi ti memorizzi il territorio. Meno questo. Morte. Vero? Ti fa vedere quelli che sono morti. Non te lo ricordi? È morto, siamo noi. Quello era morto là, sì, un minute morto. E la meteorite! Sì. E dobbiamo prenderlo, ancora non ce lo sono portati. Non ce lo siamo portati perché mi Ah, sono ecco, già. questo era quello che dovevo fare io, no? Vedi, quello più vicino. Sì. Iniziamo da quello. Mi sembra non ce lo siamo portati perché ci stava un pitone vicino e poi c'era pure la tigre dei denti a sciabola, mi pare. Non ce lo fecero prendere il meteorite. No, sì, però il meteorite la sono riuscito a portarlo, però eravamo feritissimi. Se riesco a portarlo via prima che qualcuno me lo sale, sono contento. Cazzo, il meteorite è là, eh. Ok, andiamocene subito. Qua c'è quel bel croccodillo che non mi Ah, piace. c'è pure il coccodrillo, giusto. Ok, sembra tutto abbastanza tranquillo, vero? Però ci dovremmo ritornare perché il meteorite lo volevo portarmelo via. Può servire a qualcosa, capito? A un materiale particolare come minerale. Minchia, quanto siamo goffi, corri! Il bello è che qua c'è un'area che non tutti si muovono a quest'ora. Sì, perché ognuno ha i suoi orari, questa è la cosa che lo apprezzo. Sì, se riesco a muovermi magari. Vabbè, sto andando pure controcorrente, è pure io, è il genio del male che sono. Vai. Oh, ecco. Comunque, hai visto come fa vedere quando dove muoiono i nostri ospiti? Questo è interessante. Ok, è conciato malissimo. Però adesso posso fare un piccolo esperimento. Noi ora siamo qui, siamo sicuri. Ora vediamo. No, voglio lanciare un attimo. Quell'altra. Cambio mano. Ecco.
se la rompiamo che qua succede? No, non si rompe, vedi che si allunga molto, vedi? Ok. Ah, lui invece è perfetta per tutte, vedi? È come una cosa universale, capi? Quasi quasi ce la prendiamo per sicurezza. Vedi? E possiamo modificare la roccia in grande... Con il meteorite. Cioè, sembra una sciocchezza, però teoricamente, se ci pensi... Però comunque ti dà esperienza, Sì. perché tu trovi tutte le combinazioni. E mo facciamo anche con la pietra. Cioè, lo faccio anche per... Ora bisogna fare quella alla nera, se si Bravo. E con riesce. la nera dobbiamo fare pietra nera e nera e poi dobbiamo fare nera... No, purtroppo abbiamo visto che si rompe facilmente la nera, deve andare in corrispondenza con... E allora con un altro dello stesso colore, due nere. Sì, due nere, però possiamo usare il meteorite per il legno, così facciamo anche un'altra esperienza in più, perché sembra conoscenza, capito? Sembra strano, sembrano cose stupide, ma in realtà è una presa di conoscenza, di apprendimento. Oh, che bello. E tu? Vai qui. Bene, è tardi ragazzi, possiamo anche dormire. Magari sarebbe stato troppo bello che già era sbloccato No, quello. troppo no. Vabbè, dormiamo ragazzi. Sì. Ho perso le mie pantofole, tutto ciò. Ah, ecco. Ippopotamo la vedo. Oddio, cazzo è stato. Madonna, mi sono spaventato. Ok, ti puoi alzare anche là. Ma erate voi... Madonna, mi avete fatto Sì, un'ansia addosso. sono Vorrei adesso provare uno di questi col meteorite. Sai che cosa possiamo fare? Una cosa che ci sono scordato. Calpestare i frutti. Calpestarli con la pietra. Guarda che sembra stupido, ma se ci pensi... Da lì nascevano cose. Sì, si può provare, sì. Intanto modifichiamo. Aspetta, deve essere fatto bene. Guarda che queste cose poi le impariamo noi, le faranno anche gli altri del nostro clan. Continui a battere, continua a far diventare pure appunto. Vedi? Così sblocchiamo, eh. Sembra qualcosa, ma il meteorite può essere molto d'aiuto. Mamma mia, ragazzi. Uno direbbe, Madonna, ma non vi annoiate, ragazzi, questo è come vedere un documentario, so che ci sta giocando. Eccolo qua. Ok. Adesso ho capito che può farlo anche con la gente. Posso unire? Però si possono unire, zitto. Non so se l'hai visto, ma si possono unire. Gli stessi sono appuntiti. Sì. Può uscire qualche cosa nuova. Proviamo. Vedi che scopri sempre cose. Ok, e in realtà tu li unisci perché sono la stessa cosa, eh? Però unendoli a volte succede che può uscire qualcosa. Puoi costruire, sì. Vedi? Aggiunge al mucchio. Vedi? Molto interessante. Ora però... Vorrei fare una cosa.
frutto o frutta. Modifica, lo sapevo. No. Non pensavo potevo, perché secondo me può funzionare qualcosa, no? Aspetta, dov'è l'altra cosa? Dammi, voglio ho un'idea malsana. Perché uno direbbe e che vuoi fare? Secondo voi che cosa facciamo? Esperimenti. Ok, dov'è la pietra? No, per forza. Dov'è? Ah, eccoti. Ora vediamo un po'. Oh, guarda che sei il più sei il più vecchio, quindi dovresti anche essere il più saggio. Stai studiando le nuove tecniche affine. Guarda che se scopriamo cose, eh. No, uscito, grande. Sì, ok, è uscito. Modifica. Sì. No, non l'hai fatto. Ora sì. No, ma non con questo. No, non era costruisce, vero, ho sbagliato io. Chissà succede se continuiamo a aggiungere cose, pile. Solo per curiosità, perché può essere pure che si può creare qualcosa. Non credo mai, però mai dire mai, ragazzi. Olè. Solo un attimo, ragazzi, è tutta scienza. Mi sento quando io inizio a scoprire alcune cose da bambino, per esempio. Stesso discorso. Ecco. Comunque è sempre un simulativo questo, è un gioco molto sulla simulazione. Voglio vedere noi attuali persone umane normali a fare tutta sta roba. Ok. Questo è l'ultimo, così ce l'hanno. Aia. Aia. Piano. Inizia ad avere fame. Sì, ma infatti, oh la madonna, aspetta. Ma l'ha volato troppo. Eh beh, sì, ti ha ragione più. No, il sasso. Lascia. Sì. Afferra, no, credo che sono soltanto per accumulo, non si può fare nulla. Solo per accumulo, ok. No? Forse che devi provare pure a fare la pietra nera con la pietra nera. E mo la andiamo a fare. Okay. È giusto per mangiarci qualcosa. Tanto ora andiamo via direttamente. Ok. Le pietre nere però se trovano è un po' lontanine. Vediamo un po' se. Ma la tenevo proprio in basso la pietra nera. Si sono rotte tutte. No. Oh. Abbiamo provato a fare qualcosa ma sono stati inutili. Sono molto più fragili, eh. Vedi come capisci che sono queste qui quelle buone, non quelle là verso giù. Ah, c'era ancora questo qui a terra, in serio? Ok, ora io volevo questo. Ecco questo. Grande, ora si può sapere. Non si sa mai. Allora, onde ancora con le pietre nere, che sono molto più avanti. Però ci sta la tigre dentro a sciabola. O andiamo a fare quella cacchia scoperta là in fondo? Possiamo andare a fare entrambe.
Andiamo là, magari troviamo qualche pietra nera mentre andiamo a scoprire. Sperando di non beccare qualcuno. Qui ci sta sempre il solito cinghiale, il solito bomba. Sì. No. Per questa volta il cinghiale sta... Ah, oddio. Forse perché avendolo eliminato mi stai dicendo che non appare più? Beh, se è così... Possibile? Possibile questa cosa? Prendo qualcosa. Allora saliamo. L'avevo sentito, vedi? Quella merdina era là. Vedi che colore è più vicino? Pietra, dai. Ah, vedi, soltanto così posso... Scendiamo, perché non c'è più nessuno. Il bastardo adesso gironzola qui, hai capito? Poi ho ucciso il mamba. Mo gironzola qui, sto disgraziato. Certo, ma è rimasto solo lui. Interessante. Quindi se si ammazza fra di loro, però si rischia che ognuno ha... Beh, dopo quello lì che rimane, che è il territorio. Non vedo... che comunque le cose da scoprire ancora, c'è dei punti interrogativi, quindi se vediamo che su delle risorse ci sono dei punti interrogativi, allora si ricreare si può. Questi sono diversi da quelli che abbiamo avuto di solito, eh? Te la puoi analizzare, no? No, se non te la fa analizzare significa che la conosci. No, dicevo, quando, secondo me quando si può fare qualcosa c'è il punto interrogativo sopra che te lo dice, cioè che te lo indica. No, ma mi sembra che l'avevamo. No, infatti. Ok, se no ti diceva di analizzarlo. Sì, infatti. Okay. Vabbè. Lanciamo. E poi non si può fare nient'altro di nuovo perché non c'è il punto interrogativo sopra. Sì, più cose scopri, più lui gli aumenta il cervello. Perciò tutti questi punti si devono... Oh, non c'è sollevabile, porca miseria, ti servirebbe un... Sì, ecco. Un bastone. 3, 2, 1... Vedi come sta diventando intelligente, no? La scuola di... Ah, lui si stanca! Hai capito? Vabbè, ci sto, dai, ci sto. Funghi. Quante rocce?
Solleviamo solo questo e andiamo direttamente dall'altra parte. Cos'è? Sembra un rubino, vero? No, non è rubino. Pietra preziosa. Non ci credo, l'hai Rubino. azzeccato! È bellissimo! Qui è rosso, infatti, il rubino è Hai rosso. trovato la pietra preziosa rubino completato. Ah, pure, così a caso. Sta morendo, quindi No, no, è sostanzialmente. contento, non lo so. Che cazzo se ne fa di rubino? Vabbè. Portiamolo, portiamolo Aspetta, a facciamo una casa. cosa stupida, molto stupida. Tu direi che cosa? No, c'è un stanco di legno lì. Tu ci conciamo? Secondo te Cosa che di facciamo? oh, No, non penso che no, non hai capito. Sembra è una cosa inutile, lo so, però lo faremo lo stesso. io sento ringhiare c'è cioè, alfacocero sì. No! Però Minchia, che culo! Che culo! Vabbè, però, che cazzo di rincorsa hai? Dai! vai sull'albero. Mi ha perso già di vista. Maronna. No, questi non si deve capire come si possono uccidere perché il facocero si potrebbe uccidere, cioè non è pericoloso come la tigre dell'Ente Sciabo. Se io mi allontano soltanto, secondo me è la cosa migliore. Tu dici perché Ah, sì. mega mi allontano? Aspetta. Ho visto qualcosa lì. L'avevo visto e come. Senti il facocero che sta attorno. Sì, senti i passi. Eccolo. Si è fatto il territorio, si è fatto su disgraziato. Si è ammazzato un mamba in zona, quindi mo è tutto suo quest'area. Aspetta, quella pietra là tenevo un punto interrogativo sopra? È quella. Ah, no, hai scoperto che cosa si può fare, ok. Ok, il facoccio qui non dovrebbe passare, voglio stare tranquillo. Eh sì, mo ho fatto fuori il mamba, mo gira solo lui. Questo è interessante. Ok, qua non mi dovrebbe poi cogliere, quindi posso stare tranquillo. E tu direi che vuoi fare? Modifico. Tu direi perché? Conoscenze. Se sto con lo rubino puoi fare questo. Capito? E posso fare anche un'altra cosa dopo. Rompe il rubino. Capito? Ah, ok, stai tentando con. Sì, così capisce che si può rompere con qualsiasi cosa, capito? Se ci pensi, non è sbagliato perché tu stai realizzando un fatto che puoi rompere con qualsiasi cosa un pezzo di legno. Sì. E poi ora il rubino lo useremo perché per romperlo. Sì, hai ragione, hai ragione, hai ragione. Quasi abbiamo fatto, eh. Ok, hai ragione, hai ragione, hai ragione. È stanchezza, pure stanchezza, che vecchio, non ce la fa sta appresso a queste nuove scoperte. Infatti dovremmo bere. Lui c'ha una cesta lì. Infatti ora lascia la roba qui. No! No, Rubino! Minchia, cosa sta per succedere? Le cose preziose, bro. Madonna, le cose preziose proprio, no, eh. No, ma l'ho visto cadere a. Un po' come Gian Roberto quando gli cade il cellulare. No. Intanto lo guardava, non è che lo pigliava dopo, no? Comunque il rubino, che sono aspettati tra il rubino? Complimenti. Oh,
Sei vecchio, però stai facendo più esperienza di quelli due precedenti. Effettivamente, sì. Ok, c'è da dire che quei due hanno avuto la sfiga di farsi ammazzare da cosa. Beh, c'erano pure più animali in giro, eh. Noi Noi li abbiamo fatti ammazzare tra di loro, eh. Però di ammazzare, infatti. Oh, guarda, ecco perché il croccodillo non c'era nella zona, è vero. No, cioè, perché lo smilodonte l'ha fatto, lo fece fuori, sì, mi ricordo. Voglio cambiare oggetto. Lascia. Mamma mia, credo che si stanco, frate. Che ne dici di dormire un po'? Dai, dormi. Mamma mia, poverina. Mi hai visto in quelle zone quante pietre da sollevare ci stavano? Porca miseria. Era pieno. C'è andata bene. Ah, la maffetta c'è pure. Il come si chiama qualcosa che odia sì c'è anche quello, sì, ho visto pure una specie di camoscio, infatti mollando. Beviamo ragazzi, quelli erano tutti ammocchiati, che la sta morendo anche lei, guarda la vecchia. Questi due moriranno insieme, sicuro. Avete finito di copiarmi? Oh my god. Allora, eccomi qua. Ora sono pronto a riesplorare. Allora, afferra questo. Vabbè, sono scimmie, è normale. E ora facciamo una cosa bella. È la Madonna. È male, rompi il rubino. Se la facciamo così, no. No, vedete, queste due sono pietre speciali, quindi non le puoi rompere. Ok, pietre nere non ne sono uscite, per provare dobbiamo andarle a cercare. Non credo proprio. Prova. No, non funziona. Aggiungi nel mucchio. Però è stato un caso. Infatti credo che cambio mano e questi qua li mettiamo qui vicino. Lascia. Ora però dobbiamo fare una cosa. Abbiamo migliorato un po' questo. Se c'è stato qua. Oh, è la Madonna. Signore, stai diventando intelligente. È possibile identificare automaticamente gli odori non minacciosi della stessa specie vicino al bersaglio. Questo è ottimo, perché prima noi dobbiamo sempre analizzare, invece adesso sì. Come adesso sarà un po' più lontano, però adesso se c'è un odore simile te lo sblocca tutte e due quando andare neve. Bravo, esatto. Il raggio d'analisi si è anche ambientale al massimo. Wow. Ah, meno male. Quindi più di quello non può andare oltre. Abbiamo quindi il raggio massimo. Quindi quando arriveremo più avanti al massimo. Ah, risorse dello stesso tipo vicino. Si identificano automaticamente tutte quante. Oh, meno male. Ma questa è tutta esplorazione. Allora, guarda, stiamo migliorando tutto questo ramo. E questo che era questo ramo di Ah, ok. Vabbè, quello dobbiamo scoprire altre cose da. Questo si sblocca solo con i gruppi. Questo tra. Ma stavo pensando una cosa. Prova a fare una cosa. Usa il bastone quello là appuntito. Con la pietra quella alla mola. Uno di questi qua già appuntiti. Poi prendi la mola. Che la pietra quella là. E provala a usare. Vedi che fa? No, l'ho già fatto. Pensavo che tipo modificasse la punta. No, quello no, ancora non sono a sti livelli di intelligenza, purtroppo. Non facesse qualcosa un po' più appuntito, dico no, Comunque quello là in alto bianco sto capendo che siamo noi, comunque. Il
puntino in alto dove sta scritto neurone, vedi? Siamo noi che ci stiamo spostando. Però io vorrei fare una cosa. Qui noi abbiamo le altre... Qua dovremmo creare tutto un altro gruppo comunque di piante. Infatti sai che dovremmo crearlo. Così si mettono anche qua all'accampamento, si spostano un po'. Sì, anche cosa comoda in teoria. Poi tanto sempre qui siamo. Ma no, io poi immagino quando dobbiamo iniziare a spostarci fuori dagli alberi, che casino. Trovare un luogo di sicuro per coprire. Perché dobbiamo trovare un modo per coprirci. Parentesi, questo ci vuole nell'habilis, signori. L'uomo l'habilis, adesso non siamo a sti livelli di intelligenza. Allora, dobbiamo toglierci di mezzo qualche creatura. Dobbiamo ritornare là dove prima. E dobbiamo sbloccare quelle aree. Beh sì. Ma mo è diventato molto più semplice a giocare, lo sai, imparando un po' alcune cose basiche. Infatti vedi, non c'è più la mamba, cioè era lì a dormire. Però è la sfiga, perché il mamba può mordere a sorpresa, a tradimento. Il problema è che è stato il facoccio a sgamarlo per primo, capito? Ecco come funziona il gioco, capito? Il primo arriva e il primo ammazza. Capito? È tutto un soppiatto. Allora, se noi analizziamo l'orario di spawn, il facocio si dovrebbe trovare ancora lì, eccola. Vedi? Ramo secco, i rami secchi, vedi che noi abbiamo tutte e due adesso? Ok. Ora... infatti quelli lì che possiamo ancora scoprire, ci sta... ci sta praticamente la... Forse possiamo minacciare con due rami addosso per provocazione, sai che pariata fare spaventare con due armi? Che succede, eh? Ci sta il punto interrogativo sulle cose che ancora possiamo modificare, quindi... Sì, sì, no, lo so. Allora, cerchiamo di non farci fregare adesso. Andiamo per di qua, perché qua abbiamo purtroppo un pitone in zona, eh. Però guarda che cosa abbiamo. Qua c'è un coso da alzare. Vedi come anzi, fa? Più guarda, di uno. Guarda come fa? Guarda com'è bello questa cosa. Roccia di granito. Ok, ora. Solleva. Che è uscito? Oh, aspetta. Che? Pietra, che si... Analizza. No, non è pietra. Carbone. Sembra carbone. Fango. Fango? Applica, per l'odore. Forse per l'odore, sì, che fango può per l'odore. Vediamo se è corretto. No, ci protegge al 100%, al 100%. Odore. Aspetta, non è grafico, quello è odore. Perché è tipo... è odore quello, ok. Che figata. Ci sta che il fango protegge dagli odori, perché in fondo gli animali si rotolano nel fango proprio per... Ok, se lo applica. Va bene, abbiamo scoperto una cosa nuova. Buono vero? Ah, intanto ce n'è un altro da aprire davanti. Sì, c'era una cosa che modifica, sono abbastanza allibito, si può modificare. Sì. E l'ho lanciato e non l'ho letto. Niente. Cavolo, devo ritrovare quel fango di prima. Perché ho visto che si può modificare, eh. E mo che cos'è quello? Il pitone, cazzo. Che culo che mi sono spostato. Eccolo.
Non mi ha visto proprio, che culo. C'è il fango addosso, non ti sente. Minchia, è bello grosso effettivamente. Però aveva sentito rumore. Cazzo, era venuto per il rumore, era venuto. Giustamente, perché a te non ti fiuta. Meno male che abbiamo trovato sto cacchio di fango. Guarda che cosa ci sta là in fondo, infatti. Lascio andare via quello. Comunque siamo fortunati che dall'altra parte hanno ucciso il Facocero. Questo stesso pitone ha ucciso lo Smilodon. E lo Smilodon ammazza pure il coccodrillo. Teoricamente ci siamo tolti una bella aria. Guarda come si mette il serpente. Guarda, ci sono salati per culo. O forse che gli avevo lanciato il fango addosso involontariamente, però. Anche. Facciamo finta che lui basta che non ci cada e tutto va bene. Minchia. Cavolo. Eccolo che torna. Sì, ha sentito qualcosa, non mi piace. Il rumore della pietra che. Allora è il rumore della pietra che ha sentito. Guardalo infatti come viene. Allora il rumore è molto È percepito. giusto, è corretto. Va bene, nel frattempo che lui si fa il giro, tanto a te non ti fiuta che c'hai la protezione. Teniamo qualche altra cosa da scoprire qua in zona? A Sì. parte il ruscello, no? Dico come. No, guarda, il punto di cosa? Dove, no, dico dove sta il pitone, dove sta gironzolando il pitone, non teniamo nient'altro, abbiamo analizzato No, qua tutto. tutto. Sì. Eccetto questo. Eccetto questo. Allora, noi scendiamo, qui qua non ci vede più e andiamo direttamente a fare questo. Devo scoprire. Analizzare questo è importante perché questo ci permette di conoscere il territorio. No, non mi interessa. Mi interessa. Tranquillo, è per portare quel pitone là, però. Mangiamo qualcosa. Sì, bravo, stavo dicendo, ti trovi qua. Guarda! Matteo, sei super protetto. Ammarugarmana! E questo? Ah, la cascata devi analizzare. Dai, da qua non la vedi? Dai. Dove sta il punto? Eccolo, e che cazzo non lo prendi da qua? Ah, ecco, dovevo avvicinarmi per fare il lago. Cascata della scogliera. No, non era quello che dovevamo trovare Vabbè, noi, però intanto dovevamo. era quello più lonticino, era quello più Sì, vicino. vabbè, comunque lo dovevamo. Beh. Comunque lo dovevamo scoprire perché questi qua sono punti che ci sono. Strategici. No, perché poi al buio, se non conosciamo il posto, sto cavolo, capito? Esatto, va iniziando in panico. Bene, allora noi stoppiamo qui e andiamo avanti perché dobbiamo scoprire. Ora, il nostro punto, il prossimo punto è quello. Che poi è la Quello palla. potrebbe essere l'albero che ci interessa a me, effettivamente. Era sta qui. Qui del 38, passo e clic. Bella ragazza.